Che cosa fa quando suona la porta? Prima di tutto guardo chi è. E dopo, se voglio, lo faccio entrare, no, no. Ritorniamo bambini, no? Non bisogna dare confidenza a nessuno né aprire a nessuno le porte di casa. Mettere in allarme, informare, ma soprattutto essere vicini agli anziani per evitare i tanti casi che ci sono anche nel territorio aretino di truffe agli anziani o reati contro gli anziani. Questa la giornata voluta da ANAP Confartigianato Arezzo e che si è svolta presso il Palazzo della Prefettura di Arezzo. I nostri anziani, molti anziani vivono da soli. I malfattori approfittano di questo fatto con tutte le scuse, con tutte le più grosse stramberie pur di entrare in casa e cercano di carpire la buona fede degli anziani, cercano di carpire di colpirli nella loro sensibilità, si rivolgono a loro dicendo che sono vicini di casa, che comprano le case, che il figlio o il nepote ha avuto un incidente. Tutte le scuse sono buone pur di entrare in casa. Cosa deve fare l'anziano? L'anziano purtroppo si deve stare attento. Deve sempre guardare o pensare un attimino prima di aprire le porte di casa a persone strane. Eventualmente, nei dubbi, telefonare ai carabinieri, la polizia e quant'altro e chiedere conferma oppure far presente della presenza di questo individuo. Non è più possibile che oggi ancora un anziano venga, apra la porta senza sapere chi è, venga malmenato. È vero, le forze dell'ordine fanno quello che possono fare, però un vigile a persona non c'è e ci dobbiamo aiutare. Però l'appello agli anziani, occhi aperti e fatevi aiutare dalle associazioni e dai patronati. C'è gente che sta male, c'è gente che anche se sta bene, però sono un po' disorientate nelle cose. Sicché bisognerebbe che un pochino sia il comune, chi sia insomma, l'istituzione, vengono parecchi incontro. Ecco. E questo è che purtroppo c'è carenza, parecchio, siamo messi proprio all'angolo. La cronaca ci racconta di un caso anche nelle ultime ore, insomma, che tra l'altro voi avete prontamente risolto, però ecco, sono tanti questi fatti ai danni degli anziani. Allora, il fenomeno c'è, è inutile negarlo, siamo qui oggi per appunto mettere a fuoco la problematica. Le forze dell'ordine ci sono e cercheremo di dare dei suggerimenti specifici per la protezione dei nostri anziani, che se lo meritano, tra le altre cose, per salvaguardarli da queste dinamiche criminali che sono vili e subdole. Dal vostro osservatorio sono aumentate, sono diminuiti questi casi? Ma io ascolto un po' i dati proprio prima di venire qui, mi sembra che i dati siano più o meno costanti, almeno confrontati con quelli dell'anno scorso. E guardi, così parlo di quelli per i quali più o meno abbiamo proceduto noi come Arma dei Carabinieri, siamo sull'ordine dei 50 nell'anno in corso, che è più o meno pari come dato a quello dell'anno precedente. Forse sono un po' aumentati il valore di quanto truffato rispetto all'anno scorso, questo sì. La gente tranquilla, onesta, non deve avere di queste preoccupazioni, non deve farla finita. Ne inventa sempre nuove, specchietti, cose, questi sono delinquenti. Vanno neutralizzati. Gli anziani chiedono di essere tutelati da parte delle istituzioni, di non essere lasciati da soli. Sostanzialmente non si rileva un particolare incremento della casistica, quanto piuttosto una maggiore sofisticatezza dei metodi utilizzati, sempre mirati a carpire il buon senso e soprattutto mirati a carpire la buona fede delle persone indifese. Pensiamo soprattutto al fenomeno delle frodi telematiche, chi si avvicina a internet, magari una mail un po' sospetta. Questo deve destare un po' di attenzione e soprattutto il consiglio principale è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine in ogni momento in cui c'è il minimo sospetto. Grazie.